Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di drone fishing, la pesca con il drone. Scopriamo insieme questa nuova frontiera della pesca, partendo un po' dalla sua storia, dalle sue origini. Vediamo come e dove nasce, quando nasce e come si è evoluta per arrivare fino ai giorni nostri oggi. Il nostro obiettivo è capire meglio anche cosa dovremo aspettarci in futuro e se dal punto di vista etico e sportivo si tratta di un passo avanti o di un percorso totalmente differente da quello che la pesca ha rappresentato fino ad oggi e che deve rappresentare in futuro. In questo video capiamo anche in che modo possiamo utilizzare il drone per la pesca, quali sono le caratteristiche da ricercare magari in vista di un eventuale acquisto e per quale ambienti, per quale tecniche di pesca possiamo utilizzarlo e sfruttarlo al meglio. Sigla e partiamo. Andiamo! Allora, partiamo dal principio. Si hanno notizie di primi utilizzi del drone nella pesca tra il 2013 e il 2014, quando iniziarono a circolare in rete, soprattutto sui canali social YouTube, dei video dove si vedevano pescatori in Nuova Zelanda, in Sudafrica e in America utilizzare il drone nella pesca. Dobbiamo capire che nel corso del tempo diverse aziende si sono specializzate nella creazione di droni impermeabili disponibili all'utenza, alla grande utenza, con costi relativamente accettabili. Il problema principale è che molte persone facevano cadere i loro droni mentre volavano sull'acqua e molto spesso a causa del maltempo o della pioggia. Quindi l'obiettivo principale era creare dei droni che potessero volare in condizioni ambientali meteo molto difficili, senza il timore di avere delle perdite, di distruggerlo, di avere delle cadute in acqua. Nel corso degli anni sono stati realizzati dei droni con un meccanismo di rilascio progettato per trasportare e rilasciare attrezzatura di salvataggio in caso di emergenza. Proprio sfruttando questo principio, questa caratteristica, diversi pescatori usarono il drone in modo, alternativo. Usarono questo meccanismo di rilascio per far cadere l'esca durante le loro battute di pesca e in seguito sempre più persone iniziarono a utilizzare questi droni in questo modo e nacque quindi il drone fishing. Oggi la pesca con il drone è diventata un modo di pesca abbastanza diffuso in tutto il mondo e la cosa bella che è in continua evoluzione grazie a caratteristiche sempre più dedicate alle richieste dell'utenza, così anche da avere dei costi più accessibili. Come si usa il drone? Solitamente nella pesca il compito del drone, il compito principale è quello di trasportare e rilasciare la nostra esca, il nostro terminale a una distanza desiderata. Una volta lasciata l'esca, il drone fa ritorno alla base e si continua con il metodo tradizionale, il metodo che tutti noi conosciamo, con la pesca tradizionale. A differenza di quello che tanti pensano, una volta depositata l'esca, il compito del drone è praticamente finito. Io sul web leggo e sento spesso di persone che credono che il drone sia utilizzato anche nelle altre fasi di pesca, magari per trainare le nostre esche o magari nelle fasi di cattura, ma questo concetto è fondamentalmente sbagliato e al momento, l'utilizzo del drone nella pesca è dedicato unicamente nella fase di trasporto e rilascio a una certa distanza della nostra esca, quindi del nostro terminale. Vediamo insieme come iniziare nella pesca con il drone. Sostanzialmente, per iniziare abbiamo bisogno di due cose: l'attrezzatura da pesca e ovviamente il drone.
per l'attrezzatura da pesca dipende anche un po' dalla tecnica che vogliamo praticare, quindi utilizzeremo quella tradizionale composta da canna, mulinello, il filo, è il nostro terminale specifico. In merito al drone invece ci sono due tipologie di droni utilizzabili per questo lavoro: quello normale, privo del sistema di rilascio del carico, e quello con sistema integrato di rilascio. Se disponiamo di un drone con il sistema di rilascio, con il sistema integrato, allora abbiamo un comando idoneo sul nostro radiocomando ed è tutto più semplice, tutto più immediato. Se invece siamo dotati di un drone senza il sistema di rilascio, allora c'è da capire quale e se possiamo installare questo sistema. Questi accessori opzionali sono disponibili in diverse varianti. Il più diffuso è un dispositivo di sgancio attivabile con un controller dotato di connessione Bluetooth. Questo avrà una distanza di trasmissione limitata e si dovranno utilizzare due controller. Uno che è dedicato alla fase di volo del drone, e poi avremo il controller per attivare il sistema di rilascio del carico. Ci sono poi altri sistemi di sgancio che sono anche modulari, ovvero si possono installare su diversi droni, e tra questi il più diffuso, anche quello un po' più economico, è quello che si attiva con la rotazione a 360 gradi del nostro drone, e di questo metto un link in descrizione. Parliamo anche un po' dei costi. I costi dei droni variano a seconda anche dal modello, dalle caratteristiche, dalle specifiche. Si parte da un minimo di 200-300 euro, ma possiamo tranquillamente superare i 2000 euro per un drone più performante. Mediamente sui 1000 euro circa troviamo un prodotto che va bene sia per iniziare, ma che può rappresentare anche un compagno di pesca ideale per tanto tempo. Per quanto invece riguarda il costo dei sistemi di sgancio, questo varia dai 30 euro circa agli oltre 200, dipende ovviamente anche dal modello, dalle caratteristiche che noi sceglieremo. Parliamo adesso delle caratteristiche che deve avere il nostro drone che nasce o che si presta alla pesca. Il nostro drone dovrà avere sicuramente una buona portata, ovvero il nostro drone dovrà essere capace di portare la nostra lenza terminale, la nostra zavorra o la nostra esca artificiale, che può pesare dai 5 ai 100 grammi e passa di peso, senza contare inoltre che legato alla nostra lenza terminale ci sarà anche il filo che va dal nostro mulinello fino al drone, quindi è tutto il sistema che ha un peso considerevole. Un'altra caratteristica da ricercare è che il drone dovrà essere disposto di una buona camera video e di un sistema di monitoraggio GPS di cui sono dotati la stragrande maggioranza dei droni di un certo livello. Questo per quanto riguarda la camera dovrà mostrarci anche la zona di pesca e il punto dove vogliamo calare la nostra esca, ed è molto importante da monitorare sullo schermo che sarà situato sul nostro controller. Un'altra caratteristica importante è che il drone dovrà essere capace di resistere a situazioni meteo avverse, no? Come raffiche di vento, e sicuramente dovrà essere anche un drone impermeabile per la presenza eventuale di pioggia o magari per impatti che possono sempre capitare, successive cadute in acqua accidentali. Oppure ecco, raffiche di vento a volte alzano dalla cresta delle onde dell'acqua, e quindi eventualmente noi siamo in fase di calata,
potremmo avere degli schizzi d'acqua sul nostro drone che potrebbero provocare la caduta accidentale in acqua. Questi sono fattori molto importanti da considerare. Altre due caratteristiche importanti sono la distanza raggiunta a cui possiamo far arrivare il nostro drone e soprattutto la durata della batteria. Questi due fattori sono, secondo me, molto, molto importanti, sono fondamentali per quelle sessioni di pesca dove dobbiamo raggiungere magari distanze considerevoli, e questo serve anche per evitare di stare sempre a cambiare le batterie o a ricaricarle. Diventa fastidioso in sessioni di pesca molto lunghe dove ci troviamo sempre a sganciare le batterie, a ricaricare, dedichiamo più tempo al drone che alla pesca vera e propria. Per quanto riguarda le distanze, noi solitamente arriviamo a circa 200-300 metri dalla costa, no? Per cui il dispendio energetico e di copertura, diciamo, del segnale si trova ben al di sotto del range massimo a cui i droni di ultima generazione, anche quelli un po' più economici, possono arrivare. Parliamo adesso anche delle tecniche di pesca che possiamo praticare con il drone. Sicuramente tra queste troviamo la pesca a fondo, sia in mare che in acqua dolce. Sono tutte quelle tecniche che prevedono l'utilizzo di un piombo. Non lo chiameremo surf casting nella pesca in mare, perché il surf casting è una tecnica che implica al suo interno il lancio tecnico. Il drone sostituisce la parte del lancio e quindi ci permette di arrivare a distanze e in zone difficilmente raggiungibili con la pesca e con la tecnica tradizionale. Anche in condizioni di vento contrario o in postazioni dove non possiamo effettuare l'azione di lancio con la nostra canna, come per esempio in presenza di ostacoli, tipologie di scogliere particolari, alberi alle nostre spalle, vegetazione, rocce, ecco, con il drone non avremmo mai problemi a far uscire in acqua la nostra lenza. Altre tecniche che possiamo praticare con il drone fishing è la pesca con le esche artificiali o magari con il pesce vivo. In ogni caso ricordo sempre che una volta depositata la nostra lenza terminale nel punto dove noi vogliamo iniziare la nostra azione di pesca, che sia un'esca naturale, che sia un'esca artificiale, una volta rilasciata in acqua, la parte seguente si procede con la tecnica tradizionale e il compito del drone è ovviamente finito. Le prede tipiche a cui possiamo destinare le nostre battute di pesca sia in mare che in acqua dolce, per esempio in mare i pesci del sottocosta più insidiabili sono solitamente le orate, le spigole e predatori come il pesce serra, ma possiamo anche destinare le nostre battute di pesca a prede minori come ad esempio i pesci balestra, i saraghi, le mormore. In acqua dolce invece l'utilizzo principale che viene fatto con il drone fishing è, oltre quello di depositare la nostra lenza magari in cerca di carpe nel carp fishing, possiamo utilizzare il drone, magari quelli dotati di una buona portata, anche per rilasciare la nostra pastura sul punto in cui ci sono le nostre lenze in acqua. Diamo adesso qualche indicazione come pro e contro nell'utilizzo del drone. Prima di tutto, tra i pro, con il drone possiamo ricercare anche dei buoni posti per la pesca senza aver bisogno della barca. Possiamo farlo tranquillamente da terra e volando con un drone possiamo individuare ottimi luoghi anche per diverse tipologie di pesci, quindi diversi habitat. Con il drone, tra gli altri pro,
estendiamo la nostra portata del lancio e riusciamo a raggiungere con la nostra canna distanze che con il metodo convenzionale, tradizionale, non potremo mai raggiungere. Quindi ecco, possiamo arrivare a 200-300 metri dalla costa senza lanciare, quindi utilizzando il nostro drone. Tra gli altri pro, possiamo pescare in luoghi che in precedenza erano accessibili solo tramite la barca, il kayak o altro natante, e possiamo far arrivare l'esca nel punto desiderato senza doverci trasferire con la nostra attrezzatura in un posto migliore quando facciamo magari dei cambi di spot. Inoltre, una cosa molto importante, possiamo anche regolare la velocità con cui l'esca andrà in acqua, evitando ecco di avere delle rotture oppure dei grovigli sul nostro terminale o di deteriorare la nostra esca. Inoltre, tra i pro, sicuramente c'è un risparmio economico in merito al carburante nel confronto dell'utilizzo con una barca. Parliamo adesso anche un po' dei contro nell'utilizzo del drone. Secondo me uno dei contro principali è sicuramente la regolamentazione. Ci sono troppe leggi, troppe regole che bisogna rispettare per utilizzare un drone, sia per la fase di pesca ma anche per le altre attività. E tutte queste regole non sono sempre ben chiare e ben specificate, anzi si tratta di un regolamento che è in continua modifica, che è in continua evoluzione e che è capace purtroppo di confondere anche l'appassionato più esperto. Tra tante, se il tuo drone pesa più di 250 grammi devi registrarlo sul sito della FAA e assicurarlo con un'assicurazione, prendere una patente, una licenza di guida per questa tipologia di droni. Tra gli altri contro, ecco, devi far volare sempre il drone entro una linea visiva, non puoi farlo volare se tu non l'hai sotto controllo diretto, e non puoi farlo volare sopra persone o veicoli in movimento. Un'altra cosa importante, non è possibile farlo volare in spazi aerei con restrizioni. Inoltre, in alcuni paesi non è possibile rilasciare diciamo quello che tu stai trasportando con il drone in volo, ma devi atterrare sul luogo dove vuoi rilasciare l'oggetto e rilasciarlo e poi decollare. Quindi il discorso della pesca, il discorso del rilascio in mare, ecco, potrebbe indurre anche in sanzioni. Una delle cose che è da considerare attentamente è proprio il rispetto di queste normative vigenti sull'utilizzo del drone e soprattutto sul regolamento per il rilascio degli oggetti sospesi. Ricordo inoltre che in base anche alla tipologia del drone, se necessario, dobbiamo disporre di una registrazione del nostro velivolo, di un'assicurazione, di una licenza di volo. Questo è molto importante per non incombere in pesanti sanzioni che possono essere sia di natura amministrativa, quindi solo economico, ma anche di natura penale. Quindi è necessario informarsi bene e soprattutto aggiornarsi sui regolamenti che purtroppo sono in continua evoluzione. Un altro punto importante è diciamo dedicato all'etica, alla sportività. Per tanti pescatori sportivi l'utilizzo del drone, ecco, fa storcere un po' il naso perché rappresenta un metodo troppo distante da quello tradizionale, da quello convenzionale. Le doti tecniche, le abilità di lancio di un buon pescatore vengono bypassate in questo modo da questa tecnologia, che ci propone quindi un metodo veloce per superare i nostri limiti fisici o i nostri limiti tecnici. Per tante persone il drone utilizzato nella pesca, ecco, non è pesca, tuttavia rappresenta il futuro che avanza e tanti nuovi pescatori stanno abbracciando questa tecnica, che tuttavia incuriosisce un pubblico sempre più vasto. Ci sono sia pescatori già esperti che decidono di provare questo sistema di pesca, ma ci sono anche tante persone che non sono pescatori, non hanno esperienza di pesca, che però vengono affascinati da questo sistema alternativo di vivere la pesca e il drone.
Il drone fishing, dal punto di vista anche diciamo sportivo, è capace di aprire dei dibattiti, delle polemiche, delle diatribe anche molto personali, molto soggettive. Se posso dare la mia opinione, io penso che sia un metodo alternativo di divertirsi a pescare. Quindi la pesca è bella tutta e ognuno è libero di praticarla come meglio gli pare. Dopotutto, chi ha vissuto l'evoluzione di alcune tipologie di materiali nella pesca sa bene che nel corso degli anni ci sono state tante evoluzioni, e nel momento in cui c'erano questi passaggi generazionali, se così si può dire, ecco, c'erano chi era legato al metodo tradizionale e vedeva di cattivo occhio queste innovazioni nel mondo della pesca. Faccio un esempio: l'arrivo della fibra di carbonio, che ha sostituito alcune tipologie di canne da pesca. Anche all'epoca, ecco, c'è stato un po' una polemica, però ecco, fa parte dell'evoluzione dei nostri tempi e dell'arrivo di nuove tecnologie, nuovi materiali che ci aprono degli scenari totalmente nuovi, e noi non possiamo non tenerne in considerazione. Per quanto riguarda il futuro, è una bella domanda: cosa possiamo aspettarci nel nostro futuro immediato? Io credo che decisamente avremo più normative e più restrizioni, purtroppo. Attualmente c'è bisogno, secondo me, di fare anche un punto della situazione, perché c'è troppa confusione in materia, non soltanto nella pesca, ma proprio nell'utilizzo del drone. Per cui nei prossimi anni credo che ci dovranno essere per forza di cose dei regolamenti più efficaci e più stabili, e nei prossimi anni troveremo dei droni sempre più potenti ed efficienti, il che significa che anche le attrezzature dedicate alla pesca con i droni saranno ancora più interessanti. Nel prossimo futuro credo che avremo dei droni con caratteristiche di sicurezza sempre più definite, e chissà che non potremmo avere anche dei droni dotati di intelligenza artificiale che ecco, in qualche modo ci identificano anche un buon posto per ricercare una tipologia di pesce, e ci suggeriscono anche come catturarlo. Diciamo che il mondo del drone fishing è in continua evoluzione e diffusione, e oltre a questa parte teorica seguirà anche una parte pratica con un filmato che faremo direttamente in un posto di pesca. Per cui, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per essere aggiornati con i prossimi inserimenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate per farmi sapere anche che cosa ne pensate, e ringrazio tutti voi comunque per la visione di questo filmato. Noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!